Le due proposte di deliberazione per indire il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata torneranno in esame al Consiglio regionale il 16 luglio. I due atti, presentati da PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, sono stati presentati e discussi in aula durante la seduta del 9 luglio. La decisione di indire una seduta appositamente sul tema fa seguito a un accordo tra i gruppi di maggioranza ed opposizione. Sono 5 regioni che approvano questo referendum attraverso la seduta del Consiglio regionale. Noi in Toscana siamo stati i primi a aprire l'iter per approvare il referendum e lo stiamo approvando qui in Consiglio regionale. Poi un giorno prima, un giorno dopo, l'opposizione che fa quello che è l'ostruzionismo e quindi magari il Consiglio l'approva prima o l'approva dopo. In Campania è evidente, sono tutti d'accordo sul referendum verso l'autonomia differenziata. Sia la maggioranza di centrosinistra sia la minoranza di centrodestra che sostanzialmente è d'accordo perché l'autonomia differenziata penalizza le regioni del sud e quindi lì è più facile. Qui dobbiamo reggere il confronto con l'opposizione che fa ostruzionismo, ci vorrà qualche giorno in più, ma la sostanza è che 5 regioni, la Toscana, la Campania, la Puglia, l'Emilia Romagna e la Sardegna hanno coordinato su un unico testo la richiesta, come recita la Costituzione, per il referendum sul testo Calderoli sull'autonomia differenziata. Credo che sia evidente una contrapposizione oggettiva fra quello che ho avuto modo di definire in aula e il nuovo fronte popolare che ci vede impegnati come Italia Viva insieme a Partito Democratico e a 5 Stelle su una battaglia importante. Non è che si tratta della maggioranza che in questo momento governa la regione, si tratta di 3 forze politiche che stanno trovando un punto di convergenza su una questione importante, quella di chiedere il referendum abrogativo di una legge che noi abbiamo definito ingiusta, soprattutto che danneggerebbe, diciamo, le regioni come nel nostro caso la Toscana. Difendiamo gli interessi dei toscani e come tale la battaglia di natura politica. È evidente la contrapposizione, il centrodestra presente nel Consiglio regionale sta difendendo le stanze e le prerogative del governo nazionale, naturale ed evidente, si è contrapposto un fronte popolare così come definito, che è molto compatto, molto coeso. Per quanto ci riguarda non è una questione di tempi, si può concludere oggi questa discussione, si può concludere domani, possiamo stare qua tutta la notte, noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista, lo abbiamo detto la settimana scorsa in conferenza stampa, questo per dire anche che da parte nostra, da parte del sottoscritto, da parte della forza politica che rappresento il Consiglio regionale c'è stata anche una forma di apertura. Se c'è, la questione è affrontare fra una settimana questa discussione, noi siamo disponibili, ovviamente abbiamo anche il diritto come forze politiche di esprimere le nostre opinioni e come tali massimo martedì prossimo vogliamo deliberare, essere fra le prime regioni in Italia che appunto non soltanto hanno depositato l'atto ma che lo hanno anche portato a casa, votato per dare poi parola ai cittadini. A seguito dell'accordo raggiunto, la capogruppo della Lega Elena Meini ha annunciato il ritiro di tutti gli emendamenti. Dopo la presentazione di 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle due PDD che chiedono il referendum abrogativo totale o parziale della legge sull'autonomia differenziata, abbiamo ottenuto il rinvio del Consiglio regionale a martedì prossimo pomeriggio, quindi di una settimana, in modo tale che avremo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD che per quanto ci riguarda hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacatio legis e quindi la legge non è ancora in vigore e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. Quindi noi siamo ancora più convinti della nostra posizione sull'autonomia differenziata, ma siamo altrettanto soddisfatti del nostro lavoro in aula affinché ci sia un voto consapevole da parte di tutti i consiglieri regionali su quello che per noi è un tema centrale per l'Italia intera, che è quello dell'autonomia differenziata e di più potere e competenze alle regioni. Partenze e arrivi in Consiglio regionale dopo i risultati delle elezioni europee amministrative dello scorso 9 giugno. In apertura dei lavori della seduta del 9 luglio sono state accolte all'unanimità le dimissioni del consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, eletto al Parlamento europeo. Al suo posto subentra Sandra Bianchini, prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia, nella circoscrizione Firenze 1. Sì, si chiude un cammino
importante, perché 4 anni in consiglio regionale non sono una passeggiata, 4 anni in consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto. Io nel discorso di saluto all'aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023, che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana, quando 3 province, ma non solo, sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento, ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione, nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione. Significa essere da sempre i più di parte di tutti. Noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti, ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti sei detto in aula di ogni, poi c'è un bene supremo che è la Regione Toscana. Ecco, questo è l'augurio che faccio a chi verrà dopo di noi, a chi verrà dopo di me in consiglio regionale, a chi verrà dopo di noi nelle prossime legislature, di avere sempre a cuore la Regione Toscana e pensare che questa viene sempre prima di tutto, prima dell'appartenenza politica, prima dell'appartenenza partitica, perché prima di tutto siamo toscani. Al suo posto subentra Sandra Bianchini, prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia, nella circoscrizione Firenze 1. Ho sicuramente dei temi su cui in questo anno e mezzo, poi non sappiamo bene, ma che voglio affrontare, voglio incidere. Sicuramente il primo tema è quello del lavoro, perché io provengo da quel settore, io sono una manager che si è sempre occupata di lavoro, e quindi questo è il mio tema in cui credo molto, e vedo che negli anni, insomma, non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Un secondo tema, che è molto attuale purtroppo, è Sollicciano. Sollicciano perché è un problema, l'inferno di Sollicciano è un inferno che non è di qualche mese, è un inferno che va indietro nel tempo, dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace. Quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale. Adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di Sollicciano. E vengo al terzo tema, che è l'ottimizzazione delle risorse della regione. Sorrido perché io vengo dal privato, so che l'impresa e tutti noi dobbiamo ottimizzare le nostre risorse. Faccio l'esempio che solo per il 2024 ciascun abitante della regione avrà un aumento di tasse di 1.170 euro circa. Quindi l'ottimizzazione delle risorse e eliminare tutti gli sprechi il più possibile è un elemento che mi sta molto a cuore, l'utilizzo dei soldi pubblici, a cui collego l'ultimo tema, poi mi zittisco, che è l'autonomia, che è proprio quello di cui stiamo parlando in Consiglio. L'autonomia è uno strumento forte per ottimizzare, oltre che per l'uguaglianza tutta in Italia, per i livelli, assicurare i livelli di prestazione uguali, è anche uno strumento che impone alle regioni l'ottimizzazione delle risorse. Accolte anche le dimissioni di Nicola Ciolini del PD, che era subentrato in sostituzione di Ilaria Bugetti, eletta sindaca di Prato. La surroga va a Marco Martini, secondo dei non eletti della lista PD, nella circoscrizione provinciale di Prato. Doppiamente felice, appunto, sia per questa mia esperienza nuova, bella anche, e anche per l'elezione di Ilaria Bugetti a sindaca di Prato. Quindi mi fa molto piacere. Prendo un testimone importante, perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione, alla presidenza della Commissione 2, e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti. Quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese, l'area pratese, nel contesto del Consiglio regionale, anche se ovviamente
dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana, però nel distretto abbiamo diverse realtà, non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio, e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro, e il lavoro giusto che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. Ci sono poi tutti i temi ambientali che riguardano anche la nostra provincia, in particolare a me sta a cuore perché ho fatto il sindaco per due mandati nel comune di Foggia Caiano all'interno della provincia di Prato, quindi il grande parco della Piana al quale anche noi come Foggia Caiano abbiamo sempre aderito, quindi tutta la questione che riguarda anche la mobilità, i collegamenti Prato-Firenze che ovviamente hanno un impatto importante sul territorio e che deve vedere la realizzazione di interventi e di opere fortemente sostenibili sul piano ambientale. E quindi credo che di lavoro ce n'è tanto da fare, da parte mia ci sarà il massimo impegno, anche se sono consapevole che il tempo a disposizione di questa legislatura non sarà molto, ma a me fa veramente piacere e sono orgoglioso di rappresentare la comunità pratese all'interno del Consiglio regionale, guardando al bene comune delle nostre realtà, delle nostre città, delle nostre comunità. Tosca riunisce da 15 anni i centri antiviolenza della regione toscana, una delle poche esperienze di sinergia in Italia, che ha garantito risultati importanti, come dice la Presidente nel ricevere il gonfalone d'argento del Consiglio regionale. Noi abbiamo deciso come centro antiviolenza della Toscana di metterci in rete come coordinamento Tosca 15 anni fa. Noi facciamo quasi un compleanno in questi giorni perché era il giugno 2009 quando è nato il coordinamento. Ed essere un coordinamento assicura una omogeneità delle metodologie che noi utilizziamo, un rapporto con le istituzioni che è un rapporto unitario, cosa molto importante, e ci permette di fare rete utilizzando le competenze che troviamo in tutti i centri. Supporto alle vittime di violenza, a luoghi protetti e centri di ascolto, iniziative culturali. Quali sono i numeri di Tosca? Come Tosca noi abbiamo anche strutture protette che funzionano sia per l'emergenza che per la fase successiva fino a, diciamo, all'empowerment delle donne. Abbiamo 186 posti letto tra tutti, sia tra donne e i loro figli minori. Tema finanziamenti. I finanziamenti non sono mai abbastanza, anche se mi preme dire che noi dal 2019, che 2013 con la legge 119 che abbiamo dei finanziamenti pubblici che passano dalla regione toscana, e la regione toscana in diversi anni ha incrementato, implementato queste risorse con risorse proprie, però il mondo dei centri antiviolenza è un mondo che vive ancora tantissimo di volontariato, con tante difficoltà perché nella complessità lavorare sul volontariato è più difficile, e quindi finanziamenti, siamo costantemente a caccia di finanziamenti. Alla cerimonia di consegna del gonfalone d'argento era presente il Presidente del Consiglio regionale, insieme ai consiglieri Fratoni, Petrucci e Spadi. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. Allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. I centri d'ascolto, ma non solo i centri d'ascolto, perché loro hanno anche delle case protette, sono una rete fondamentale per le donne vittime di violenza e anche per i loro figli, per i loro bambini, quindi sicuramente intervengano nei momenti di emergenza,
ma sono anche, diciamo, un modo per le donne che hanno necessità di trovare dei punti di riferimento di cui hanno necessità in certi momenti. Presente anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Toscana, ente che collabora in iniziative culturali con Tosca. In questo noi devo dire collaboriamo molto con Tosca, perché insieme a loro abbiamo portato avanti dei progetti sulle scuole, in particolare sulle scuole superiori, e anche con l'Auser regionale, proprio per sensibilizzare gli adulti di Auser a riconoscere i segnali della violenza. Ogni scusa, diciamo così, è buona per fare in modo che si costruisca una coscienza collettiva contro qualsiasi forma di violenza. Favorire l'accesso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo. Questo è lo scopo di Woman on Board, progetto promosso da Federmanager e Manager Italia, i cui attestati di partecipazione sono stati consegnati nel corso di una cerimonia tenutasi nell'auditorium del Consiglio regionale di Palazzo del Pegaso. Le donne che hanno partecipato a questo progetto importantissimo, Women on Board, hanno partecipato, intanto il progetto è nato in Emilia Romagna, organizzato da Federmanager Toscana e Manager Italia e l'IDP, che sarebbe l'associazione dei dirigenti del personale, del personale. È nata in Emilia Romagna e poi nel 2022 e nel 2023 invece è stata avuto una valenza nazionale. Sono 7 moduli, 14 incontri di intere giornate è stata fatta un'alta formazione specialistica, proprio perché possono avere un'alta formazione per entrare nei consigli di amministrazione. Pensate che ad ogni giornata, ad ogni intervento di una giornata, alla fine c'era un test. E hanno partecipato circa 2075, sì, e in particolare in Toscana 24, e di questi che poi hanno superato il corso con un test, quindi test che hanno fatto durante lo svolgimento delle lezioni e poi anche alla fine, e quindi sono entrati e sono stati certificati. Soddisfazione per le manager toscane che hanno ricevuto l'attestato espresso dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. Un'iniziativa innanzitutto molto bella, che va nella direzione, noi insieme alla Commissione Pari Opportunità cerchiamo di portare avanti da tempo, cioè ridurre la differenza di genere anche all'interno delle carriere nelle nostre aziende, sostenere percorsi formativi che facilitino la crescita anche delle figure femminili come manager nelle nostre aziende. Noi dobbiamo romperlo questo tetto di cristallo, c'è ancora tanto da fare. E iniziative come queste vanno nella direzione giusta. Dobbiamo investire di più anche noi, abbiamo di fronte a noi la possibilità di scegliere profili professionali importanti e dobbiamo farlo anche nelle nostre strutture. Sono felice che in questi anni anche la nostra dirigenza veda tante donne di grande qualità che fanno funzionare al meglio la nostra struttura. Alla cerimonia era presente la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Basanieri. Raccontare che esistono tante donne, tante eccellenze in Toscana che possono fare le manager e che appunto hanno fatto un percorso per diventarlo, perché tutti gli indicatori nazionali e internazionali ci dicono che più donne nei posti di potere, nei CDA delle aziende, più le aziende migliorano dal punto di vista della qualità ma anche dei bilanci e della resilienza al mercato. In questo senso l'Italia è ancora indietro e dobbiamo lavorare per migliorare questa condizione, quindi questo percorso va esattamente in questa direzione.